Ciao Crossing TV, oggi è il 10 dicembre e per il primo anno si festeggia il Terramare Day. Siamo al centro interculturale Azzurrelli, dove per l'occasione è stata realizzata una grande cena multietnica. Il Terra Madre Day è un progetto di Slow Food che unisce in un'unica rete mondiale 150 paesi. L'obiettivo di Terra Madre è quello di proteggere e sostenere i piccoli imprenditori agroalimentari nel rispetto della biodiversità e cambiare il sistema industriale che li danneggia. Andiamo a vedere cosa succede. Per Crossing TV oggi siamo con Yolanda Parra di Cancurua Caicashi. Yolanda, raccontaci un po' come sta andando la serata. Allora, la serata è bellissima perché penso che nessun ristorante di 5 stelle ha la possibilità di offrire i cibi di tanti paesi insieme. Yolanda, se tu fossi un piatto, che piatto saresti? Io sarei un piatto di mais, tipo una polenta. Se fossi un piatto, che piatto saresti? Io se fossi un piatto? Io sarei un piatto di tortelline. Spaghetti con cozze e patelle. Un dolce al mascarpone. Io sarei un tiramisù. Tagliatelle al ragù. Sarei una tagliatella al ragù. O una pizza. Penso una salsiccia fritta. Tagliatelle. Una lasagna. Una lasagna. Piatto di spaghetti. Pesce. Cosa sarei se fosse un piatto? Ma che vedo un piatto di pasta. Gnocchi. Ma un bel tortellone, burro e salvia. Un tortellino. Un piatto di bucatini alla matriciana. Un piatto di tagliatelle. Una macedonia. Una cassata siciliana. Un buon brodo caldo. Un gyro pita. Un'insalata. Se lei fosse un piatto, che piatto sarebbe? Una tagliatella al ragù. Adesso svegliamo chi è lei. No, io sono il responsabile di Slow Food Bologna, mi chiamo Roberto Ferranti. Il responsabile lo chiamiamo fiduciario nella nostra associazione, insomma, per cui sono il responsabile di Bologna da diversi anni. Cos'è questa giornata? Questa giornata è il 20° anniversario di Slow Food, quasi il compleanno della fondazione di Slow Food internazionale, e avvengono eventi in 120 paesi del mondo in questa giornata, più di 1000 eventi, anche piccoli, non delle grandi manifestazioni come questa, per ricordare appunto Nasty Slow Food nell'indirizzo, nel segno di Terra Madre. Infatti si chiama Terra Madre Day e per questa ragione abbiamo deciso di chiamare alcune popolazioni che fanno capo al centro Zonarelli. Ci è sembrata una bella cosa, insomma. Raccontaci un po' cosa si sono mangiati. In pratica c'è un piatto tradizionale del Senegal che si chiama Fiasa, che è un piatto con le cipolle e il pollo. Cosa offrite oggi? Abbiamo pasta e fagioli. È un prodotto tipico di Bologna, noi lo facciamo alla maniera montanara, un po' più asciutta, ed è fatta con un bel soffritto di cipolla, aglio, lardo e prezzemolo, e poi i fagioli vengono tenuti a bagno 24 ore, si cucinano, viene condito con questo soffritto e poi quando la pasta è bella condita, si vede che il fagiolo è cotto, si aggiungono i maltagliati, che è una pasta all'uovo tipicamente emiliana. Slow Food e Terra Madre, due realtà che si incrociano e si uniscono in un'unica giornata. Devono incrociarsi, anzi l'obiettivo di Slow Food sarà sempre in questa direzione, infatti si chiamerà sempre più attenzione a Terra Madre, a queste popolazioni che già da 6 anni vengono a Torino e che hanno costruito una vera e propria rete per stare al mondo, per poter esistere, che è un conto essere piccoli e fare fatica nel proprio. Un conto è sapere che ci sono altre tante migliaia di popolazioni e di popoli che hanno il tuo stesso problema e con cui ti puoi confrontare anche e sostenere. Per Crossing TV oggi siamo con La Gru. Raccontaci un po' il tuo banchetto.
Adesso ormai è finito nello stomaco. Meno male. Esatto. E stasera abbiamo preparato tre tipi di marinature, e uno con le verdure, quindi rafano bianco e l'alice e il pollo con la melanzana. E l'ingrediente speciale nella tua cucina? E il parmigiano reggiano, sono molto emiliana. Il vino, nella cucina mi piace molto cucinare con il vino. Lo zucchero di canna. Verdura. Il sedano e i carciofi. La cannella. Ovviamente la besciamella. E il seme di finocchio. Ingrediente speciale, il peperoncino. Un cardamomo. La noce moscata. Ananas. Qualche spezzo orientale. Il guanciale di maiale. Del pepe. Una mandorla. La cipolla. Ma non c'è un ingrediente particolare, eh? Basta che sia prodotto rispettando l'ambiente, che sia un prodotto serio, anche di piccola scala, assolutamente di piccola scala è sufficiente. Federica, raccontaci un po' cosa c'è su questa tavola. Allora, noi serviamo la torta di quinoa e di cocco proveniente dalla Colombia. Silvia, raccontaci un po' cosa c'è su questa tavola. Allora, sono dei piatti tipici ungheresi, vedete il goulash, la nostra zuppa tipica, e poi c'è un dolce con le noci, che è un dolce nostro tipico natalizio. Il suo ingrediente speciale, il segreto dei suoi piatti? L'ingrediente dei miei piatti? Qual è l'ingrediente dei miei piatti? Un ingrediente speciale che io uso? La passione. La curiosità e la passione. Beh, la nostra mamma, che è bravissima nel fare le cose con grande amore. L'ingrediente è la mamma.